altri appassionati del baseball come me alcune delle mie idee e un po' della mia esperienza. Intanto mi presento per chi non mi conoscesse, sono un giocatore di baseball da quando ho 5 anni. Dico sono perché ancora non rinuncio a giocare, nonostante quest'anno non abbia giocato, anzi colgo l'occasione, se c'è qualcuno che cerca un esterno per l'anno prossimo, cercherò di essere disponibile per l'estate prossima. E nel corso degli anni però non ho mai avuto accanto a me la figura di un preparatore fisico, di un preparatore fisico importante, e di conseguenza ho subito veramente tanti infortuni nel corso della mia carriera. Quindi proprio per questo ho iniziato a studiare scienze motorie, il motivo per cui mi sono avvicinato a scienze motorie, e sono riuscito ad entrare nel mondo del basket, che poi è la mia seconda passione. Ho iniziato a girovagare per l'Italia grazie al mio lavoro, e adesso mi trovo a Gerusalemme, quindi ho iniziato a girovagare anche in giro per il mondo, e dal 2018 a oggi sono il responsabile della preparazione fisica per l'Apple Jerusalem Basket, che è una delle società più importanti a livello europeo. Intanto iniziamo a parlare dello season, parlando un attimo di cosa fa il preparatore fisico. Quindi voglio spiegare velocemente qual è il ruolo del preparatore fisico, soprattutto il ruolo del preparatore fisico durante lo season. Cosa fa il preparatore fisico nell'immaginario collettivo? Prima di tutto fa il warm up, fa la seduta di pesi, se siamo in una società che ha la possibilità di fare la seduta di pesi, quindi lavoro di forza, lavora sulla rapidità di piedi, lavora sulla resistenza, quindi tutto il lavoro di conditioning, fa un lavoro di defaticamento alla fine, magari segue anche la dieta, che fondamentalmente non deve rompere le balle, quindi questo finisce qua tutto ciò che deve fare nell'immaginario collettivo. In realtà le conoscenze del preparatore fisico sono veramente più ampie. Ha delle conoscenze mediche, di base ovviamente, ma ha delle conoscenze mediche. Ha delle conoscenze per quanto riguarda la nutrizione degli atleti. Ha delle conoscenze tecniche, perché magari è stato un ex atleta o magari non lo è, però per poter essere preparatore fisico di una determinata disciplina c'è bisogno di delle conoscenze tecniche. È sicuramente la persona che all'interno dello staff tecnico ha maggiori conoscenze per quanto riguarda la performance. Proprio per questo, nel corso degli anni il preparatore fisico si è sempre spostato di più verso diventare un performance specialist e non un semplice preparatore fisico. Cosa succede però nel mondo del baseball e nel mondo del baseball in Italia? Queste sono le cose che mi sono successe. Spesso e volentieri si affida alla preparazione fisica a un istruttore di palestra, a un ex atleta, magari a un professore di ginnastica, magari è lo stesso manager, lo stesso coach che ti prende carico di fare la preparazione fisica, che è, per l'amore del cielo, sono tutti ruoli rispettabilissimi, ma il ruolo del preparatore fisico e della preparazione fisica è una cosa veramente molto molto delicata, che avrebbe bisogno di un maggiore approfondimento anche a livello del nostro sport. Spesso e volentieri abbiamo il coach o le varie figure che ho elencato prima, non hanno benissimo idea di come organizzare la preparazione, di come organizzare anche l'off-season dei nostri atleti. Spesso fanno qualcosa che hanno visto fare, qualcosa che hanno fatto, se sono degli ex atleti, o qualcosa ancora peggio che magari hanno visto su YouTube e cercano di far fare proprio atleti. Quindi c'è una grandissima confusione. Questa è la domanda che tutti gli atleti fanno al proprio allenatore, al proprio preparatore, quando inizia lo stile, quindi quando finisce la stagione. Che programma dovrei fare per tirare e battere più forte? Ogni sport ha la sua domanda classica per quanto riguarda lo season. Nel mio caso, nel basket, tutti quanti, da quando allenavo l'Under 15 fino adesso che alleno i professionisti, la domanda è sempre la stessa: cosa devo fare per correre più veloce e saltare di più? Nel baseball, la maggior parte delle volte, questa è la domanda che viene fatta. Prima di tutto, per poter organizzare un off-season efficace, però, dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando, cioè a cosa serve realmente al nostro sport. Il nostro sport è uno sport anaerobico che si basa sul sistema di ATP e fosfocreatina. Non starò qui ad annoiarvi con lezioni di fisiologia, però è importante sapere che
le nostre azioni durano veramente poco, tutti i movimenti sono esplosivi e sono ad alta intensità, la maggior parte dei movimenti dura 5 secondi. Questa ad esempio è una lista dei principali movimenti, il lanciatore impiega un secondo e mezzo dal momento in cui inizia il caricamento ad arrivare a casa base, il ricevitore 2 secondi per tirare in secondo, il corridore 3,3 per rubare, 4,3 per arrivare in prima, è veloce. E 2 secondi per la palla per arrivare al difensore, 2,5 per tirare, la maggior parte delle fly ball sono in aria per 3-5 secondi, quindi come dicevo prima, tutte le azioni che avvengono nel mondo del baseball sono veramente brevi. Quindi il baseball è uno sport esplosivo ed è importante ed è importantissimo che vada allenato, che venga allenato in maniera esplosiva. Spesso ho visto e ho anche fatto, per i motivi che elencavo prima, cose che poco si accostano al modello prestativo del baseball, ovvero quello di esercizi esplosivi. È vero anche che però la stagione del baseball è una stagione lunghissima, questa è una stagione di Major League, quindi con 162 partite nell'arco di 6 mesi. In Italia ovviamente non abbiamo 162 partite, quando siamo fortunati ne giochiamo una quarantina, ultimamente purtroppo ne giochiamo anche di meno, però comunque l'arco di tempo è più o meno quello, circa 6 mesi. Quindi è anche importante avere una certa fitness aerobica. Perché è importante avere una fitness aerobica? Per il motivo perché avere una fitness aerobica ci permette di recuperare prima e quindi di poter ripetere quei movimenti esplosivi di cui parlavo prima. Però dobbiamo tener conto che la capacità aerobica media di un giocatore di Major League è di 50 ml per chilogrammo al minuto. Per farla breve, è una capacità aerobica veramente bassa. Non c'è bisogno di un grandissimo allenamento per poter raggiungere questa capacità aerobica. Di conseguenza, il discorso che facevo prima, dobbiamo essere molto specifici nell'allenamento del nostro atleta, dobbiamo essere molto specifici nell'allenamento del nostro atleta durante l'off-season, anche perché abbiamo la possibilità di lavorare con i nostri atleti per 6 mesi. Ed è una fortuna che pochi sport hanno. Io, ad esempio, con i miei atleti, durante l'off-season posso lavorare 3 mesi, 2 mesi a volte, perché magari hanno la nazionale durante l'estate. E quindi capite anche che i miglioramenti che un giocatore di baseball durante l'off-season può fare sono molto più grandi rispetto a quelli che qualsiasi altro atleta può fare nello stesso periodo dell'anno. Quali sono gli obiettivi dell'off-season? Gli obiettivi dell'off-season, secondo me, sono migliorare la mobilità, migliorare l'accelerazione e la velocità, migliorare l'agilità, migliorare la potenza dei nostri atleti, aumentare la forza e avere un certo grado di conditioning, come dicevo prima, un certo grado di capacità aerobica da poter sfruttare poi nel corso della stagione. Cos'è la preparazione fisica durante l'anno? Il preparatore fisico, nel momento in cui finisce l'off-season e finisce la stagione, smette i panni del dentista, che è quello a sinistra, ovvero della persona da cui tutti gli atleti in realtà non vogliono andare, perché nessun atleta durante la stagione vuole fare preparazione fisica, vogliono tutti quanti giocare a baseball, quindi battere, lanciare, correre, e quindi però sanno tutti quanti che è una cosa utile, quindi vanno al dentista, e quindi il preparatore fisico passa da essere il dentista a essere gelataio, ovvero quello da cui tutti quanti gli atleti vogliono andare per avere qualcosa di buono, qualcosa che li fa star bene. Mobilità. Intanto bisogna dividere tra mobilità e flessibilità. La flessibilità è il grado di movimento che si riesce a raggiungere attorno ad un'articolazione, ma senza controllo. La maggior parte delle volte io ho visto e ho fatto su me stesso durante magari la preparazione grandissime quantità di stretch statico. Stretch statico, seppur utilissimo, non mi è poi così utile nel momento in cui vado a giocare a baseball, perché la cosa che mi serve di più a baseball, così come altri sport, è la mobilità, ovvero la capacità di sia avere un ampio movimento attorno ad un'articolazione, ma anche avere la capacità di poter controllare questo movimento. Quindi la mobilità è la vera cosa su cui dovremmo lavorare. Perché dico dobbiamo lavorare sulla mobilità? La mobilità è fondamentale per avere riduzione di infortuni. Pensate che uno dei dati principali che le squadre professionistiche, non solo di sport, di baseball, ma anche di basket, fanno, è capire quante partite i giocatori hanno saltato. E in base a questo c'è anche una statistica per capire quanto le squadre hanno perso in termini economici dalle partite mancate dei nostri atleti.
In più, se partiamo a parlare di baseball, magari giocato in Italia, parlo anche di A2, B, Serie C, capiamo che magari abbiamo delle rose limitate e magari abbiamo 12-13 position player, e capite bene che se nel fine settimana 3 o 4 sono infortunati è un bel problema. Quindi la mobilità ci permette di ridurre gli infortuni, ci permette di migliorare la performance perché sicuramente abbiamo un range di movimento più ampio nel quale possiamo esprimere più forza e potenza, e inoltre ci aiuta a non avere i principali infortuni, ovvero quelli di spalla, gomito, raffide lombare, flessione dell'anca e gli altri. Tutti questi aspetti degli infortuni sono aspetti che devono necessariamente essere presi in considerazione nel momento in cui iniziamo ad affrontare un off-season, e per forza di cose devono essere individualizzati. Nonostante la maggior parte dei nostri atleti possa presentare questi problemi, però deve essere il quanto più individualizzato. Intanto la spalla. Dobbiamo assolutamente sapere che nel nostro sport movimento overhead è il movimento peggiore che si possa fare per la spalla. Il movimento di abduzione, quindi alzare la spalla ed essere rotazione, è veramente quanto di più traumatico si possa avere per il nostro corpo. Non ci possiamo fare niente, fa parte del nostro sport, quindi dobbiamo cercare di convivere e far sì che i nostri atleti non si infortunino. Quali sono i problemi principali? Solitamente c'è scarsa stabilità, c'è un'anteroversione delle spalle, ovvero le spalle in avanti, soprattutto quando lavoro nel settore giovanile, quindi con bambini, con ragazzi giovani, che magari sono anche molto alti, quindi anche per un fatto psicologico tendono ad avere spalle protratte. Questo è un problema che alla lunga potrà causarmi problemi alla spalla. Spesso abbiamo anche scapola lata, comunque altri problemi di mobilità della scapola. La spalla. Spesso e volentieri è un aspetto sottovalutato per i position player. Io, ad esempio, nel corso della mia carriera, gioco a baseball da quando ho 5 anni, quindi sono diversi anni, e non ho mai lavorato più di tanto sulla spalla. Grandissimo errore, però nessuno mi ci ha fatto lavorare e io da solo mi smettevo, essendo da atleta anche spesso e volentieri pigro. Durante lo season, quello che dobbiamo fare è conquistare il completo controllo della mobilità della spalla. Dobbiamo tener conto che lanciare crea dei cambiamenti significativi nel range di movimento della spalla, soprattutto per la quantità di componente eccentrica che c'è nel movimento del lancio. Quindi tutta la fase in cui io ho lanciato e devo rallentare il mio braccio dopo il movimento fa sì che ci sia un limitato range di movimento. L'off-season è assolutamente il momento in cui noi possiamo ristabilire questa mobilità e iniziare a lavorare sul motore della nostra macchina per averlo performante nella stagione dopo. Spesso e volentieri gli unici esercizi che ho visto fare sono quelli di extra rotazione, quindi grandissimo lavoro di extra rotazione o intra rotazione con i lattici, grandissimo lavoro per la cuffia dei rotatori, utilissimo, ma spesso ci dimentichiamo della scapola. La scapola è la parte fondamentale della spalla e della struttura sulla quale poi si va ad appoggiare la cuffia dei rotatori, che è quella che ci permette prevalentemente di rallentare la spalla dopo il movimento di lancio. Come dicevo prima, alcuni problemi di stabilità, protrazione e retrazione, rotazione della scapola e mobilità della gabbia toracica, che è la parte superiore del nostro rachide, quindi della nostra schiena, sono tutte cose che devono essere fatte durante l'off-season. Ad esempio, questo è un esercizio semplice di attivazione del dentato anteriore, che è un muscolo fondamentale per la giusta rotazione della scapola, che io ad esempio nel mondo del baseball, per quanto riguarda la mia esperienza, non l'avevo mai fatto, mai visto, e ho iniziato a vedere quando ho iniziato ad approfondire un po' di più il discorso dell'allenamento della spalla. A questo proposito vi consiglio di andare a vedere sul suo sito Eric Cressey, che è il preparatore da cui ho preso questo video, ed è lui è veramente un esperto della spalla, grandissimo, la maggior parte dei lanciatori durante l'off-season si attiene a lui, anche di position player, e tra l'altro è diventato quest'anno anche il preparatore fisico degli New York Yankees. Quindi vi consiglio, se volete sapere qualcosa di più sulla spalla, andare a visitare il suo sito. Come dicevo prima, fondamentale per la salute della spalla è anche avere una buona rotazione della T-spine, quindi del tratto toracico. Questo è semplicemente un esercizio come esempio,
sia in rotazione e sia in estensione. L'estensione della T-spine è fondamentale per avere una scapola e di conseguenza una spalla sana. Il gomito solitamente invece si infortuna per scarso controllo della spalla o per una tecnica di lancio e di tiro sbagliato, quindi non tratterò il gomito adesso. Vi basti sapere che spesso e volentieri se il problema è sulla spalla si ripercuote sul gomito, quindi nel nostro sport dove molte volte abbiamo problemi al gomito che possono portare magari anche ad avere un intervento come il Tommy John, negli ultimi anni abbiamo visto che anche i Major League sempre di più, non solo lanciatori ma anche position player iniziano a sottoporsi a questo tipo di intervento. Il problema è dovuto prevalentemente al controllo e alla mobilità della spalla. Dolori alla schiena, questo è un altro problema che avviene tantissimo nei giocatori di baseball. Io per primo, prima di iniziare a studiare scienze motorie, di capirne un po' di più, ancora ne capisco veramente poco, però prima di capire avevo sempre male alla schiena, continuamente male alla schiena, soprattutto in season. E anche durante lo season, nel momento in cui andavo a caricare di più. Spesso e volentieri questo problema nasce dalla retrazione dei flessori dell'anca e degli hamstring, dalla scarsa mobilità dell'anca e dalla scarsa mobilità toracica, che è quella che ho appena trattato parlando della T-spine. Questi sono alcuni esercizi, ad esempio, che vi propongo. Questo è un esercizio di mobilità degli hamstring. Come vedete non è un esercizio di traccia in statico, ma è ancora un esercizio di mobilità. Spesso e volentieri il dolore alla parte bassa della schiena avviene perché c'è una scarsa intrarotazione ed extrarotazione. Questo è un altro esercizio che mi piace fare tantissimo con i miei atleti, chiamato 90-90 stretch. Un altro esempio è lo Spider-Man stretch, di nuovo un esercizio di extrarotazione dell'anca. E molte volte anche è dovuto a un accorciamento dei flessori dell'anca. I flessori dell'anca sono questi muscoli, psoas, ileo, tensore della fascia lata e quadricipite. E perché sono accorciati nei giocatori di baseball? Nei giocatori di baseball sono accorciati perché il nostro cervello è intelligente e quindi cerca il modo più economico per fare ciò che noi facciamo più spesso. Ciò che facciamo più spesso è mantenere la posizione del giocatore nella foto, quindi stare accovacciati nel suo caso è la posizione che manteniamo di più. Di conseguenza il nostro cervello dice, ah ok, questa è la posizione che devo mantenere, farò di tutto perché sia più facile per te mantenere questa posizione. Quindi compensa creando un accorciamento di questa muscolatura, che poi però a lungo andare può portare dolore alla schiena e altri tipi di infortuni. E questa è sicuramente una cosa che dobbiamo andare a controllare e migliorare durante tutta la stagione, l'off-season, il momento in cui possiamo farlo al meglio, come dicevo prima, abbiamo 6 mesi di tempo. Questo è un semplice esercizio di estensione dell'anca. Hamstring. I flessori della coscia, come se vogliamo chiamarli così, è l'infortunio più comune nel baseball per quanto riguarda la parte inferiore del corpo. Solitamente avviene per 2 motivi, anzi per 3 motivi, scarsa attivazione dei glutei, scarsa mobilità e elasticità, quindi come ho detto prima, scarsa mobilità e elasticità degli hamstring, gli esempi che ho fatto prima, poca esposizione ad alta velocità, quindi poca disposizione a movimento a sprint. Scarsa attivazione dei glutei, anche qua, tutta una serie di esercitazioni che però devono avere una giusta progressione di attivazione dei glutei, ci fanno sì che il gluteo, che è il maggiore estensore dell'anca, faccia il suo lavoro. Spesso e volentieri in tutti i tipi di atleti, non solo nel settore di baseball, ma anche nel settore di basket, nel settore di calcio, i glutei sono, se vogliamo, tra virgolette, addormentati. Quindi troviamo che gli hamstring fanno il gran lavoro dell'estensione dell'anca. Facendo questo, esponiamo i nostri atleti e la nostra muscolatura ad infortuni. Questo è un altro esercizio di mobilità e di stabilità per quanto riguarda gli hamstring, con attivazione anche del core. Comunque sono semplicemente degli esempi, non voglio farvi vedere una progressione di esercizi, ma semplicemente per farvi capire il concetto che sta dietro a ciò che sto dicendo. E inoltre poca esposizione ad alta velocità, poca esposizione a sprint di 30, 40, 50 metri, secondo me nel baseball non serve correre più di 50 metri, 50 dovrebbe essere il limite, la maggior parte delle volte sprint di 30 metri potrebbero essere anche sufficienti. Se noi pensiamo, la maggior parte delle volte che vediamo un infortunio, soprattutto gli hamstring, avviene
negli ultimi passi della corsa a casa prima. E quindi sappiamo che sono 27 metri, quindi intorno ai 27 metri. Quello è il momento in cui l'infortunio avviene. Personalmente, nella mia carriera, non mi sono mai esposto tantissimo a esercitazioni di alta velocità. Ed esercitazioni di alta velocità significa sprint, e non l'ho mai fatto in un modo, intanto con una logica, e in un modo costante, soprattutto nell'arco dello season. Questo mi ha portato ad avere, ad esempio, tantissimi infortuni agli hamstring nel corso degli anni. Accelerazione e velocità sono aspetti fondamentali. Se pensate che il nostro sport, come dicevo prima, si basa su esercizi di azioni di 5 secondi, quindi spazi brevissimi, quindi di 20-30 metri, l'accelerazione è veramente qualcosa di importante. Come possiamo migliorarla però? Come possiamo migliorarla nello speed? Dobbiamo lavorare anche sulla tecnica di corsa. La tecnica di corsa è una cosa fondamentale che io, ad esempio, di nuovo non ho mai fatto e raramente vedo fare con una logica di progressione. Qua vi propongo alcuni esercizi, ad esempio quello di delle tenute isometriche che possono sensibilizzare il movimento di sprint, per poi avere degli esercizi che magari sensibilizzano la spinta e l'estensione dell'ancia, che è fondamentale nel movimento di sprint e nell'accelerazione, per poi avere tutta una serie di esercizi di skip come questo single change, possiamo avere double change e poi tutta la progressione di skip all'interno della preparazione, della progressione durante lo skip. Un altro aspetto importantissimo è quello dell'agilità. E per i position player l'agilità è importantissima. L'agilità la abbiamo quando andiamo a considerare l'accelerazione e la decelerazione dei nostri atleti, quando abbiamo un cambio di direzione e quando abbiamo una risposta allo stimolo. Quindi sono tutte cose che sono presenti nel nostro sport. Pensate che c'è la risposta allo stimolo per quanto riguarda il position player e la battuta. Il cambio di direzione è quello che magari possiamo avere nel momento in cui sprintiamo, prendiamo la palla e dobbiamo tirarla dall'altra parte del campo, e ovviamente l'accelerazione e la decelerazione sono quelle che avvengono per andare a prendere la palla e per fermare il nostro corpo nel momento in cui l'abbiamo presa e dobbiamo tirarla. Però l'agilità che ho visto fare nel corso degli anni qual è? L'agilità è quella fatta con le scalette. La maggior parte delle volte vedo e ho fatto esercizi di agilità dovuti con scaletta, finito. Questo è un esercizio di agilità. In realtà la scaletta non è un esercizio utile per migliorare l'agilità. La scaletta nel mondo professionistico viene utilizzato per attivare il sistema nervoso centrale del nostro atleta, e anche perché se considerate che non ci sono grossi cambi di direzione, non c'è grossa accelerazione, non c'è grossa decelerazione, c'è zero reazione a uno stimolo esterno. Le componenti di agilità, però, dobbiamo anche qua avere un senso logico nella progressione dell'agilità, perché questo è un consiglio che vi do da professionista: non possiamo andare e sparare tutti gli esercizi di agilità che ci vengono in mente, ad esempio a novembre, nel momento in cui iniziamo la nostra off-season, perché tendini, legamenti e ossa hanno un tempo di adattamento a questi esercizi che è più lento rispetto a muscoli. Quindi, di nuovo, il discorso che facevo prima: c'è bisogno di un professionista, c'è bisogno di un preparatore atletico per organizzare tutte queste progressioni, perché solo un professionista sa queste cose qui. E spesso magari proponiamo esercitazioni che, come dicevo prima, abbiamo visto su YouTube e esponiamo maggiormente i nostri atleti ad infortuni. Crossover step. Il crossover step è il passo di incrocio che in qualsiasi sport si fa, ed è nel baseball, secondo me, è una cosa fondamentale, soprattutto per il discorso che facevo prima di accelerazione. E quindi noi non raggiungiamo mai una velocità massima, ma ne dobbiamo accelerare nel nostro sport. E il crossover step, ovvero il primo passo che si fa, è fondamentale. Qua ho tagliato un video che vi lascio guardare con tantissimi esempi di crossover step e dove lo possiamo trovare nel nostro sport. Vedete gli atleti, il primo movimento che fanno è il passo d'incrocio. A prescindere dalla posizione e dalla situazione in cui stanno giocando.
Ok, come avete visto, c'è tantissime volte il crossover step nel baseball, però non l'ho mai visto allenare. E il crossover step, il primo passo, può determinare il successo o meno di tutte queste azioni che vi ho fatto vedere adesso. E allenarlo fa sì che abbiamo da subito una propulsione nella nostra spinta, nel nostro sprint, abbiamo i primi passi che sono velocissimi e di conseguenza la nostra azione sarà buona e sarà efficace. Però per insegnare questo movimento abbiamo bisogno di una progressione, di nuovo abbiamo bisogno di una progressione che abbia senso. Come qua vi faccio vedere alcuni esercizi che faccio con un mio giocatore per migliorare questo versetto. Che è un movimento, come dicevo prima, che è comune a diverse discipline, non solo al baseball. Come vedete c'è una progressione nel suo apprendimento del movimento, non ho semplicemente detto al mio atleta che okay, facciamo questo movimento, fallo come lo vuoi fare, fallo come ti viene meglio, come lo vuoi fare. No, c'è una progressione, una fase di apprendimento per poi avere la capacità di utilizzare questo movimento anche in una situazione di gioco dove non c'è un allenatore che ti corregge, quindi deve essere automatico. Forza. La forza è un argomento fondamentale durante l'off-season. È un argomento che spesso e volentieri nel nostro mondo, in Italia, viene sottovalutato perché cosa succede? Finisce la stagione e il giocatore classico italiano dice va bene, mi segno in palestra, andrò a fare qualcosina in palestra e ho una scheda che mi fa un istruttore di palestra e me la fa magari uguale a quella che ha fatto alla casalinga che è andata due minuti prima, oppure mi fa un programma che è un programma da bodybuilder o non so, qualsiasi altra cosa che vi viene in mente, però è quello che succede in realtà. Invece no, la programmazione del lavoro di forza per un atleta di baseball, un atleta overhead, è fondamentale. Gli atleti overhead spendono tantissimo tempo con movimenti appunto sopra la testa, con tutte le problematiche che dicevo prima, dopo una stagione intera, quindi scarso controllo, scarsa mobilità. Se io non so queste cose, posso fare solo peggio con un allenamento di forza. Sarebbe meglio non farlo a quel punto. Con i miei atleti, quando lavoro con un atleta che magari è un atleta overhead, cerco di evitare quanto più possibile i movimenti direttamente sopra la testa, perché prima devo ristabilire tutte le varie componenti. Quindi cerco di evitare tutti questi movimenti come gli snatch, che è lo strappo, overhead squat, e altri movimenti come può essere movimento con una lat machine dietro la testa, assolutamente movimenti da evitare per i giocatori di baseball. Questi sono aspetti fondamentali, come dicevo prima, per la programmazione. E stay away from bars, quindi l'ho lasciata in inglese perché mi faceva sorridere, non vuol dire che dobbiamo stare lontano dai bar, ma che anche durante l'off-season fa anche bere ogni tanto una birra, però dobbiamo cercare di utilizzare quanto meno possibile il bilanciere. Adesso vi spiego perché. I bilancieri non si ruotano e non si piegano e quindi ci permettono minore controllo per quanto riguarda l'articolazione della spalla. Ad esempio preferisco utilizzare movimenti come quello di trazione con il TRX rispetto a movimenti come quello di trazione alla sbarra, anche con i miei atleti di basket, per esempio, mi permette una mobilità diversa, un lavoro diverso per quanto riguarda la scapola e poi la spalla. Ad esempio, se devo scegliere un movimento di spinta, preferisco movimenti di spinta con i manubri rispetto di nuovo a movimenti con il bilanciere. Se devo andare overhead, ci vado a 45 gradi. Questo, ad esempio, è una variante ed è l'unico movimento che utilizzo con il bilanciere in sala pesi per quanto riguarda la parte superiore del corpo. È una variante perché vado a 45 gradi, quindi non è un reale movimento overhead. E inoltre, come dicevo prima, non c'è un'abduzione, una rotazione, perché mantengo il gomito direttamente avanti. Quindi questa è una giusta progressione, dobbiamo sempre tenere in conto che l'articolazione della spalla deve seguire il suo naturale pattern a spirale. Perché il movimento della spalla è un movimento a spirale che va in questo senso. Non è, come dicevo prima, movimento naturale quest'anno. Voglio spendere due parole per quanto riguarda il CrossFit, perché so che negli ultimi anni tante persone si sono iscritte a CrossFit, non si sono solo segnate in palestra, ma anche iscritte a CrossFit. Non ho nulla contro il CrossFit per la general population, quindi le persone che non fanno sport.
Per quanto riguarda il nostro sport, ma lo sport in generale, credo che il CrossFit sia il miglior modo per arricchire i fisioterapisti. Non me ne vogliano i fisioterapisti, ci sono dei fisioterapisti che stanno ascoltando, però questo è il mio pensiero. Perché non è adatto al baseball? Intanto perché gli allenamenti spesso e volentieri sono fatti casualmente, senza seguire una vera programmazione, e come ho già ripetuto, questo non può andare bene. Inoltre non utilizziamo i sistemi energetici che utilizziamo nel baseball, perché nel CrossFit ci sono serie che durano tantissimo e quindi il discorso dei 5 secondi non viene assolutamente preso in considerazione nel CrossFit. Spesso e volentieri c'è scarsa tecnica di esecuzione di tutti gli esercizi che vengono fatti, e io invece puntualizzo sempre sulla tecnica di esecuzione di tutti gli esercizi che propongo ai miei atleti in season, ma a maggior ragione durante l'off season, quando posso migliorare. Non c'è nessuna rotazione, come sapete il nostro sport è basato sulle rotazioni, quando lancio, quando batto, si basa tutto sulle rotazioni, e i movimenti sono sempre simmetrici. La maggior parte delle volte faccio stacco, squat, girata, sempre con i piedi paralleli. In realtà la maggior parte dei movimenti negli sport, quindi non solo nel baseball, ma in tutti gli sport, sono asimmetrici. E così devo allenarmi, ad esempio, quindi utilizzare tutti gli esercizi di... Qua parliamo del discorso degli arti inferiori, quindi split squat, lunge, tutta una serie di esercizi dove l'arto sinistro e l'arto destro lavorano in modo diverso. E inoltre non dobbiamo solo lavorare sul piano sagittale. Purtroppo spesso si vede grandissimo lavoro sul piano sagittale, ma come abbiamo visto prima nel video che vi ho mostrato per quanto riguarda il crossover step, la maggior parte dei movimenti nel baseball avviene sul piano frontale. E quindi grande enfasi dovrebbe essere posta anche sul lavoro sul piano frontale e sul lavoro laterale, non solo sul campo, sul lavoro di agilità, ma anche in sala pesi. Baseball e core. Cos'è il core? Il core è la parte centrale del nostro corpo ed è la parte che ci permette di trasmettere la forza e la potenza dagli arti inferiori agli arti superiori. È la parte centrale del corpo, quindi anche qui non vi farò una lezione di anatomia, però è la parte che riveste la nostra colonna. Alcuni autori considerano core anche le anche e le spalle, quindi è la parte centrale. Qui voglio che vi soffermiate sulla parte centrale dei battitori per vedere il movimento che fa nel movimento ribattuto. Okay? Ho preparato un video, soffermatevi solo sulla parte centrale del corpo, quindi sul core. Ok, non so se avete fatto caso, ma la parte centrale del corpo è l'unica parte che non si muove durante il movimento. È la parte che rimane più stabile di tutte durante il movimento. E proprio il fatto che questa parte centrale rimanga stabile permette di trasferire tutta l'energia che noi accumuliamo e creiamo con gli arti inferiori, poi agli arti superiori, alla massa di conseguenza, alla pallina. Purtroppo come alleniamo il core la maggior parte delle volte? La maggior parte delle volte l'alleniamo facendo delle grandissime serie di crunch, delle rotazioni del core e tutti questi movimenti qua, soprattutto durante lo stile. Quanto di più sbagliato? Perché il core ha in realtà l'azione, la funzione del core è quella di prevenire questi movimenti, quindi prevenire l'estensione, la flessione, la rotazione del rapide, l'inclinazione. Questi sono alcuni esercizi che, ad esempio, propongo con i miei atleti. Come vedete, il corpo si muove, ma la parte centrale del corpo rimane ferma. Deve essere quanto più stabile possibile. Si ruota tutto attorno. Ci sono anche altre esercitazioni, come qua, progressioni, che magari possono essere un po' più simili al gioco del baseball, come vedete. Però il core deve rimanere stabile. Se non rimane stabile, la parte centrale del nostro corpo avremo una perdita di forza e di conseguenza non importa quanto forte io sono nelle mie braccia, quanto forte sono io nelle mie gambe,
non avrò il trasferimento delle mie forze di energia. Un altro aspetto su cui lavoro e su cui dovremmo lavorare bene e in modo molto specifico è quello della potenza. Uno dei miei esercizi preferiti per quanto riguarda il baseball è quello dell'utilizzo delle palle mediche. Purtroppo spesso l'utilizzo delle palle mediche non viene fatto con intelligenza e non viene fatto seguendo una progressione giusta. Perché dico che è importante l'utilizzo delle palle mediche? Intanto perché ha un timing di attivazione molto simile a quello della battuta e magari anche quello del lancio se vado a fare un esercizio magari con la palla medica overhead. Inoltre ha la velocità angolare più alta tra tutti gli esercizi che noi possiamo andare a fare durante l'allenamento, però dobbiamo anche tener conto che cerchiamo di lavorare sulla velocità, di conseguenza non dobbiamo lavorare con palle mediche, mi è capitato anche di lavorare con palle mediche molto pesanti. Secondo me questo è un mio consiglio, io lavorerei con palle mediche di 1-2 kg per quanto riguarda movimenti upper body, 4-5 kg per i movimenti lower body, ovvero tutti i movimenti in cui parto da lancia e spingo con l'anca per lanciare la palla medica. Anche qua, come dicevo prima, deve essere fatto in modo intelligente, deve essere fatto con la giusta tecnica, deve essere fatto secondo una progressione. Per esempio, la progressione di esercizi da parte in ginocchio, un po' meno stabile con un ginocchio solo, fino a passare alla parte in piedi. Concludo con questo, quindi. Lavoro fisico. Vi ho fatto vedere un po' di idee che ho per quanto riguarda il lavoro off-season del baseball. E secondo me però il lavoro fisico deve essere fatto non solo durante l'off-season, ma è una cosa che deve essere fatta durante tutto l'anno. Spesso e volentieri facciamo magari anche un gran bel lavoro durante quei 6 mesi, inizia il campionato, aprile, finito. Lavoro fisico ce lo dimentichiamo. In realtà è importante, perché se è vero che io durante la stagione non posso lavorare con lo stesso volume che ho utilizzato durante lo season, però io avrò successo nella parte finale del campionato, quindi ad agosto a settembre, quantomeno io avrò ridotto le mie capacità che ho utilizzato durante lo season. E io riesco a ridurre il meno possibile se continuo a lavorare, altrimenti invece di ridurle poco le ridurrò drasticamente, ma non nel giro di 6 mesi, nel giro di 15 giorni, ok? Quindi a fine aprile già io avrò perso tutto il lavoro che magari ho accumulato e magari anche un bel lavoro che ho fatto durante lo studio. Inoltre un altro messaggio che voglio lanciare è quello di fare lavoro fisico ma farlo bene con un certo senso, quindi fare le esercitazioni giuste, affidarsi a un professionista per quanto riguarda la preparazione off-season e non fare solo esercizi perché magari sono belli, li abbiamo visti fare, quindi ci piacciono e lo proponiamo al nostro atleta. E inoltre ricordiamoci che l'off-season è quello che ci dà la possibilità di porre le basi per avere una stagione di successo. Colgo l'occasione, vi faccio un po' di pubblicità e se vi interessa sapere qualcosa di più sulla preparazione fisica o sullo sport professionistico in generale, questi sono i due podcast di cui sono presentatore, quello a sinistra Sport Vitamin in inglese, e mentre quello a destra che faccio con un mio collega è prettamente di preparazione fisica ed è in italiano. Su tutti i canali li trovate, quindi se li ascoltate mi fa piacere. Qua trovate i miei contatti e se avete qualsiasi curiosità anche nei prossimi giorni non esitate a contattarmi, io rispondo sempre a tutti quanti, lo faccio sempre più che volentieri. Eccoci qua. Allora, intanto grazie perché è stata una cavalcata di un interesse, mi stanno arrivando messaggi sul telefonino che ti fanno i complimenti, quindi Roberto, da questo punto di vista ce la siamo tolta. Senti, c'ho una domanda di Adriano Varalda, che visto che è l'unica che per ora è presente in chat, ti farei fare direttamente da lui. Quindi Adriano, riattiva tranquillamente l'audio e fai la domanda a Roberto. Ciao Roberto, la domanda che ho messo nella chat è questa, chiedevo come mai non hai trattato sia in off season ma anche durante la stagione tutto ciò che riguarda la propriocezione tibiotarsica, quindi la prevenzione e quindi gli esercizi preventivi per l'articolazione della caviglia, per quanto riguarda invece il
carico naturale, nel senso che negli esempi che hai riportato, a parte vabbè, quelli di tecnica di corsa o della tecnica del passo incrociato, però si vedeva l'utilizzo di attrezzature, quindi di attrezzi pesanti tipici di una palestra di pesi, e non hai trattato o comunque non hai fatto riferimento a lavori in equilibrio monopodalico. Scusami, ti ho perso un attimo. L'ultima frase. No? Non hai fatto alcun riferimento a esercizi in equilibrio monopodalico. Mm-hmm. Ok, allora, innanzitutto non ho trattato la mobilità tibiotarsica perché lì veramente iniziamo ad andare troppo nello specifico e non era lo scopo della mia presentazione. Volevo toccare un po' i macro argomenti che secondo me sono importanti per quanto riguarda la preparazione off-season. Tanto più che ovviamente se abbiamo un atleta e riusciamo a lavorarci dal punto di vista individuale e ha una grossa limitazione dal punto di vista di mobilità tibiotarsica, ovviamente è una cosa da affrontare. Solitamente però non è un infortunio, ad esempio quello di la distorsione alla caviglia non è un infortunio così comune per quanto riguarda il baseball. Nel basket è la mobilità tibiotarsica è una cosa che alleno quotidianamente perché come sapete nel basket è la principale causa di infortuni e spero di averti risposto su questa. Per quanto riguarda invece gli esercizi monopodalici, chiaramente però anche lì arriviamo agli esercizi monopodalici dopo una progressione che deve essere fatta prevalentemente con due piedi a terra, poi due piedi a terra in posizione magari staggered, quindi uno un po' più avanti, uno un po' più dietro, poi passiamo a una posizione split e poi passiamo magari anche su un piede. Un piede su pedane instabili, se intendevi quello, lo utilizzo veramente poco, e in realtà è una parte dell'allenamento, ma secondo me è una parte fondamentale, ok, dell'allenamento. Per quanto riguarda esercizi a carico naturale, sì, si possono fare tutti gli esercizi che magari vi ho mostrato anche a carico naturale, si può fare un affondo, si può fare un piegamento sulle braccia, si può fare una trazione, non è l'ideale. Diventa l'ideale nel momento in cui io lavoro con un settore giovanile e quindi magari, settore giovanile, dipende anche lì, magari lavoro con ragazzi di 10, 11, 12 anni, allora sì, posso fare anche del gran volume insegnando la tecnica. Ma già se io inizio a lavorare con atleti di 15-16 anni e voglio lavorare nel miglior modo possibile, secondo me non si può prescindere dall'avere una sala freddo. Poi possiamo parlare dell'attrezzatura che ci sarà in questa sala pesi, perché ovviamente mi rendo conto che magari le disponibilità economiche possono essere diverse, però lavoro in sala pesi a partire dai 14-15 anni diventa fondamentale se vogliamo fare le cose con un senso e vogliamo lavorare sul nostro atleta in un certo modo. Ok, grazie. Prego. Dunque, ci sono anche altre domande. Dunque, ce n'è una, vado in ordine. Laura, vai. Che dice che ti contatterà sicuramente e fa una considerazione sulle lanciatrici che fanno il giro di braccio all'indietro per ogni lancio. Se Laura vuole chiarire la domanda, lo può fare. Accendi l'audio e vai. Sì, ciao a tutti. No, interessantissimo per quanto riguarda tutto il discorso spalla legato al baseball, però siccome io alleno e ho sempre giocato a softball, mi domando, vale la stessa identica cosa per le lanciatrici di softball, visto che il lancio del softball è, come sappiamo, a mulinello, il giro è completamente, il giro del braccio è all'indietro e quindi il lavoro sulla spalla è sicuramente non usuale rispetto agli allenamenti che si fanno normalmente. Allora, quindi... il sì. Lavoro di stabilità della scapola, mobilità della scapola di cui ho parlato prima, assolutamente va benissimo e secondo me deve essere fatto anche su lanciatrici di softball. È vero anche che il movimento del lancio di softball è un movimento
se vogliamo, più naturale rispetto al movimento del lancio di baseball, come dicevo prima, con abduzione ed esterotorsione. Non c'è questa fase di abduzione ed esterotorsione. Però le componenti di, chiamiamole igiene della spalla, quindi salute della spalla, secondo me devono essere fatte. In più nella presentazione ho cercato di dare delle indicazioni più che altro per i position player, perché comunque poi se parliamo di lanciatori, se di vedo che di sopra si apre un mondo, e a fine position player nel software nel baseball fanno bene o male lo stesso movimento con la spalla. Quindi secondo me sono aspetti che andrebbero assolutamente affrontati anche nel software. Ok, però tu hai appunto un consiglio per, diciamo così, fare in questo momento che c'è il fermo, lavorare in modo tale da evitare poi infortuni a inizio stagione, piuttosto che tenere in salute la spalla, perché diciamo che lavorando soprattutto sulla giovanile è chiaro che il carico di lavoro deve essere diverso rispetto a una giocatrice già sviluppata anche fisicamente verso i 17, 18, 19 anni, che ormai va un po' per la sua strada. Ecco, diciamo che io volevo capire quanto su una bambina di 10, 11, 12 anni anche sia adesso e sia poi durante la fase della stagione, quanto una bambina può sopportare un carico di lavoro, che ne so, a livello di, faccio un esempio, una bambina di 10 anni può fare al massimo 50 lanci al giorno. Ecco, è bene che li faccia tutti i giorni, oppure dire no, meglio che faccia giorni alterni 60 lanci fine, o addirittura a meno, non lo so, per evitare anche appunto di adesso diventa brava, poi fra 2 anni basta, la spalla se l'è giocata e hai lavorato su, oltre a fare un danno fisico, hai lavorato su una giocatrice che poi perdi. Allora ti rispondo prima di tutto dicendo che chiara. No, sei stata chiara. Ti rispondo prima di tutto dicendo che non lo so, non sono un esperto di lancio, non sono un esperto della spalla. Ciò che so è che però innanzitutto bisognerebbe affidarsi a qualcuno che ne sa anche più di me per quanto riguarda la spalla e per quanto riguarda il lancio. Ciò che però posso dirti è che se noi esponiamo magari un atleta giovane a un movimento che magari può essere anche logorante per l'articolazione e lo esponiamo tutti i giorni, il rischio effettivamente è quello che poi si vada a far male. Dobbiamo anche però considerare che tipo di lancio. Ad esempio, se è un lancio massimale, quindi io voglio che lui o lei spinga al 100% ogni giorno, o se magari è semplicemente un esercizio di tecnica, magari anche con degli aspetti di altro peso che possono essere anche più leggeri a volte. Quindi la risposta in realtà adesso non te la saprei dare, perché non lo so, ripeto, non sono un esperto. È chiaro che però un carico massimale sull'articolazione della spalla, ma così come su tutte le articolazioni, faccio l'esempio del mio sport, del basket, gli allenamenti che facciamo non sono tutti al 100%, perché altrimenti le caviglie, le ginocchia e le anche dei miei atleti andrebbero a farsi benedire dopo 2 o 3 giorni. Io il problema delle caviglie e ginocchia è anche, nel baseball c'è il problema della spalla. Quindi bisogna sempre avere una gradualità e una progressione in tutti gli esercizi che andiamo a proporre ed affrontare. Grazie. Di nuovo grazie Roberto. Ultime 2 domande. La prima, che è la scritta in 2 tranche, te la faccio fare da Federico De Luca. E la seconda poi sarà di Valerio Perogio. Mi chiedono di nuovo i tuoi contatti, Roberto, se li puoi ridire, che ora hanno tutti la penna. Sì, aspetta, adesso lì lo condivido. È l'ultima volta che li vedete, quindi veloci, eh? Ti fa la domanda, lo lascio sullo secondo. Federico, prego. Federico De Luca, sì, ecco, scusate. E intanto grazie, ciao.
Sì, io stavo pensando agli atleti più giovani, dove magari non, con cui non, magari non abbiamo la possibilità di lavorare con dei professionisti per quanto riguarda la preparazione atletica, però molto spesso fanno altri sport. Io ho pensato alla mia esperienza dove il nuoto, per esempio, mi ha aiutato molto a sviluppare la velocità di lancio, nel senso che in un paio di anni ho veramente incrementato parecchio la velocità ai tempi. E ti volevo chiedere se c'erano degli sport che possiamo usare come preparazione per il nostro. Allora, ok, scusa se ti dico una cosa che va contro ciò che hai detto, il nuoto è una leggenda metropolitana, il fatto che faccia bene per la schiena e altre cose, a maggior ragione non fa bene per gli sport overhead. Mi fa piacere che tu abbia tratto giovamento, però in realtà se noi ci pensiamo, la fase di nuoto, soprattutto se noi nuotiamo a stile libero, espone la spalla ad un carico solamente nella fase concentrica, quindi nel momento da cui andiamo ad affondare la mano nell'acqua fino a dopo. Nel movimento di baseball il carico invece avviene nel movimento opposto. E questo è un primo aspetto. In più non va bene per tutti gli sport perché, ad esempio, non abbiamo la componente della gravità e di conseguenza tutta la componente dei core stability di cui ho parlato prima viene completamente annullata nel nuoto. Quindi io è una cosa che non consiglio mai. Altri sport che i nostri atleti potrebbero fare? Parliamo di atleti molto giovani, secondo me tutti gli sport. Più sport si fanno e meglio è. Più sport si fanno e maggiore sarà il bagaglio motorio dei nostri atleti. Ti faccio un rapido esempio, per esempio quello americano, del mondo americano. Io ho la fortuna di lavorare con tantissimi atleti americani, quest'anno ne ho 8 in squadra. E loro hanno un bagaglio motorio che è diverso rispetto al nostro, perché loro fino a una certa età hanno giocato 3-4 sport contemporaneamente. E come dicevo prima, il crossover step, ad esempio, o altri movimenti sono simili nei vari sport. Magari ci sono delle differenze, ma sono simili. Quindi pensa a un atleta che magari ha fatto e ha avuto la fortuna di sperimentare il crossover step, perché sto facendo l'esempio di questo, nel basket, nel calcio, nel football e poi nel baseball. Sarà molto più efficiente rispetto a un atleta che sperimenta con lo stesso movimento del corpo solamente una disciplina. Quindi, secondo me, tanti sport, più sport si fa, soprattutto a livello giovanile, e meglio è. Invece l'ultima Volevo solo domanda ringraziare, grazie mille. è di Valerio Perogio che ha la possibilità di farla. Ciao Rob. Grande, Vale. Volevo andare sulla parte conclusiva del tuo intervento, anzi grazie, è stato molto bello. Parlavamo, no, di quando lavorare sulla parte fisica, giustamente diciamo 365 giorni l'anno. Mi rapporto ovviamente al contesto italiano, al contesto anche soprattutto quello giovanile, dove è più facile magari trovare un lavoro off-season e poi invece veder morire tutto quanto durante l'in-season. Quindi mi chiedevo se ci sia, cosa significa effettivamente ridurre i carichi, i volumi di lavoro nel lavoro in-season e se c'è una ratio per il bilanciamento tra l'off e l'in-season per ridurre quella perdita di efficacia durante la stagione di cui parlavamo prima. Ok, allora, intanto è sempre difficile generalizzare perché lavoro fisico, come hai visto, significa tante cose. Lavoro fisico significa lavoro di mobilità, lavoro di forza, lavoro di agilità, che non significa che tu debba fare tutto nella stessa seduta, ok? Quindi è sempre difficile generalizzare. Per quanto riguarda l'off-season, secondo me c'è anche una fase nella quale bisognerebbe fare solamente lavoro fisico. Ti porto l'esempio dei giocatori di Major League, ad esempio, finiscono la stagione adesso, in questi giorni. E loro fino a Natale barra Capodanno fanno solo lavoro fisico. Magari fanno un po' di battuta, ma proprio cose leggere, muovono un pochino il braccio, ma il lavoro tecnico viene messo quasi da parte. Non del tutto da parte, perché ovviamente non lo possono fare, però quasi da parte. E poi, man mano che inizia la stagione, inizia il lavoro tecnico, man mano che inizia gennaio, febbraio, il lavoro tecnico inizia ad avere più importanza e il lavoro fisico non sparisce, ma anche si riduce, il che significa che magari se tu fai 3 allenamenti a settimana con i tuoi atleti, magari durante l'inverno quei 3 allenamenti a settimana saranno di 70 minuti di lavoro fisico e 20 minuti di lavoro tecnico. Durante la stagione magari si invertono queste cose, se non hai la possibilità di lavorare ogni giorno con i tuoi atleti.
farai 60 minuti di lavoro tecnico e 20 minuti di lavoro fisico, però deve essere sempre presente quella componente. Grazie mille, Ro. Spero di averti risposto, Val. Roberto, scusami, c'è una domanda in extremis, colpa mia, l'avevo saltata. C'è Massimiliano di Bisceglie che voleva farti una domanda. Prego, Massimiliano. Sì, ciao, grazie. Scusami se arrivo così ciao. In ritardo, sarò veloce. Volevo fare due domandine veloci. Uno, per quanto, dato che comunque io mi occupo di bimbe under 12, no? Molto spesso sento dire che le bambine non hanno bisogno di troppo tempo di riscaldamento. Volevo sapere da parte tua quanto è vera questa affermazione. Poi leggevo anche sulle slide della possibilità di infortuni al rachide lombare. Mi domandavo quali sono i movimenti del softball e del baseball che possono causare questo tipo di infortunio, dato che oggi sono andato a fare una RX io per vedere che tipo di problema ho, perché ho proprio un problema alla rachide lombare. Probabilmente eseguo dei movimenti anch'io sbagliati. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, assolutamente non è vero. Hanno bisogno dello stesso riscaldamento dei maschi. È vero che c'è una maggiore elasticità legamentosa, quindi una maggiore mobilità per quanto riguarda le atlete donne rispetto agli atleti uomini. Però poi io intendevo i bambini, proprio i bambini in generale, non tanto le bambine perché femminucce. Ah, ok, i bambini no. No. In realtà no, c'è bisogno di fare lo stesso riscaldamento. Poi i bambini sono più mobili rispetto agli adulti, di conseguenza per raggiungere determinate posizioni e controllarle hanno bisogno di un ridotto tempo, quindi magari se un atleta senior ha bisogno di 20 minuti per riscaldarsi, un bambino ne ha bisogno di 10, però comunque che loro lo possano fare così tanto più veloce non è vero in realtà. E per quanto riguarda la seconda domanda, secondo me il movimento peggiore per quanto riguarda il dolore alla schiena, dopo l'esperienza personale, è quello tuta, soprattutto nel momento in cui non si ha il controllo del core. E se magari lo si allena male, come dicevo prima, con flex, estensione, rotazione del core invece di rotazione della struttura superiore e della struttura inferiore, è il movimento peggiore, perché è probabilmente il movimento più esplosivo che abbiamo ed è quello che espone maggiormente il core a una rotazione. Quindi se la nostra parte centrale non è pronta a stabilizzare, è facile che il movimento torsivo porti ad avere un infortunio a livello lombare. Grazie Roberto. Prego. Eccomi qua. Quindi direi che se non ci sono altre domande, abbiamo, credo, concluso. Che dici, Roberto? Tra l'altro mi è arrivata anche un'offerta da parte di Stefano Cera per giocare con lui l'anno prossimo. Quindi, quindi abbiamo sistemato tutto. No, io ti ringrazio. Dai messaggi che mi arrivano è stato un intervento assolutamente di livello, di qualità. Grazie per la professionalità, per la serietà e per le cose che finalmente ti ho sentito dire, che molto spesso non si sentono. Credo che questa, e lo dico a tutti quelli presenti, è l'inizio di, spero, una collaborazione che si protrarrà nel tempo. Roberto, grazie ancora, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, grazie a tutti quanti e un saluto, ci vediamo sui campi. Grazie a tutti, ci vediamo tra un po' sul prossimo intervento.